3 mesi di stop. Ora cosa fare? Intanto vi do il benvenuto al TG 10 Milioni Inside. Di chi stavo parlando? Di Ben Nasser. E queste dovrebbero essere le tempistiche prima del suo ritorno in campo a causa dell'infortunio al polpaccio che ha avuto in allenamento con la nazionale. Ho anche letto che da dicembre 2020 ha saltato oltre 400 giornate per infortuni. E sono molte, forse troppe. Col senno di poi sarebbe stato meglio se fosse concretizzato un suo trasferimento durante il mercato estivo? Forse sì, però ditemi anche la vostra. La domanda è ora, chi prenderà il suo posto? Si era pensato di trattare con qualche svincolato? Vedi Rabiot, ma il club ha fatto sapere che il mercato del Milan è chiuso. L'unica possibilità rimasta per i rossoneri è quindi puntare sui giovani del Milan futuro. In particolare Kevin Zeroli, il cui nome è inserito sia nella lista di Serie A che di Champions, mentre quello di Silvano Voss lo leggiamo solo nella lista di Serie A. Passiamo adesso alla piccola polemica che si è sviluppata nelle ultime ore per il prezzo dei biglietti di Milan-Liverpool. Tra una settimana ci sarà la partita, ma diciamo che i biglietti non sono andati a ruba. Come mai siamo molto molto lontani dal tutto esaurito? Sicuramente gli ultimi avvenimenti e i risultati avranno fatto scendere un po' l'entusiasmo ad alcuni tifosi, ma il problema principale sembra essere il prezzo dei biglietti fissato dal Milan. Cosa ne pensate sul tema? Credete anche voi che il costo dei biglietti sia un po' proibitivo? C'è qualcuno che li ha acquistati? Fatemi sapere il vostro parere nei commenti. Intanto vi do appuntamento alla prossima puntata del TG 10 Milan Inside.